Lei condivide l'azione politica della giunta Badami? Io faccio parte di questo gruppo, di questa, non di questa giunta, ma sono una persona che ha sostenuto la candidatura del sindaco Badami. Ma forse a livello di visibilità, per quanto riguarda le cose di ordine di amministrazione, stiamo peccando un pochino sull'operato. E io ti posso dire benissimo che questa giunta è l'unica giunta che ha in questo momento un maggior numero di appalti e di opere finanziati che la storia di Misilmeri si ricordi. Io sto parlando dei cantieri che già sono stati avviati, sto parlando del castello, sto parlando della rete idrica che praticamente già il cantiere è partito, sto parlando di quello che verrà, gara che già è stata appaltata, quello che verrà, i lavori cominceranno fra qualche mese, mi pare di aver capito. Stiamo parlando del vecchio campo sportivo San Giuseppe. Dico, da questo punto di vista, io dico che si sono mossi bene, e non dimentichiamoci tutti i problemi che si sono venuti a creare con la gestione, io sarò ripetitivo, ma la gestione Cores che tanti problemi ci ha dato e tanti problemi ha dato soprattutto a questa amministrazione, facendo sì ed evitando che praticamente potessero aumentare quelle famose bollette che poi ricadono sulle tasche dei nostri cittadini. Ecco, diamo ancora un po' di tempo che forse riusciremo a vedere qualcosa di importante. Lei condivide l'azione politica della giunta Badami? Io condivido l'azione Badami perché è l'unica amministrazione che negli ultimi 30 anni è stata la peggiore. E quindi, per quanto riguarda questo premio, credo che sia degno di essere menzionato. La giunta Badami, come poco fa ho forse menzionato, ha rotto quella fiducia, quella stima fra i cittadini misilmeresi, quelli che fanno parte a questa piovra politica dove il sindaco Badami si è inserito bene, e a chi praticamente non li ha votati, ma poi, come io ho fatto, ho dato supporto, dettato anche questo consiglio da Bobbo Cracchis, che sapeva benissimo che doveva cambiare dal centrodestra al centrosinistra, mi ha voluto fare premiare con i voti di io che sono stato candidato nella candidatura dello stesso sindaco Badami, e ho premiato facendolo diventare sindaco. Non è all'altezza di fare il sindaco. Nei prossimi anni vedremo, facendo uno studio sulle qualità umane, perché essere primo cittadino è un ruolo importantissimo. La selezione naturale, come diceva Carlo Darwin, sia nella bellezza, sia nel saperci fare, sia nella dialettica, sia nell'intelligenza, è importante, perché le persone preparate e le persone belle possono portare una diversa presentazione. È da sempre. La persona che Badami si presenta è mediocre, e all'interno credo che di materia grigia ne abbia poco. Speriamo che stendiamo un velo pietoso, e speriamo che questa amministrazione finisca al più presto, per levare questa mummificazione di questo paese che è in ginocchio. Per la prima volta i muratori, gli artigiani, i commercianti sono davanti allo scalino delle proprie attività, dei propri negozi, perché sono senza lavoro. Misilmeri si è completamente raffreddato, si è completamente compressato, e i problemi giornalieri il sindaco forse fa finta di non li vedere. L'amministrazione comunale e i suoi assessori hanno avuto forse un progetto di fare del danno a questa nostra grande comunità che è il comune di Misilmeri.